Buongiorno a tutti e a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come state? Come sta andando questo primi giorni di marzo? Spero veramente tutto bene, nonostante tutto quello che si senta veramente ogni giorno al telegiornale. Io veramente mi auguro che tutta questa situazione finisca veramente il prima possibile nella maniera più pacifica. Detto questo, non voglio, come vi ho detto altre volte, voglio tenere il canale leggero, voglio di poter distrarre, non voglio far finta che non succeda qualcosa, sia chiaro. Però, visto che io stessa, essere martellata da brutte notizie non porta a nulla di buono, anzi, magari, insomma, mette anche ansia alle persone, in questo caso, in questo piccolo contesto, nel mio piccolo mondo di Il Filo Viola, vorrei cercare a chi mi segue, insomma, di dare un minuto, qualche minuto di spensieratezza. Detto questo, però, visto che come vedete al mio collo ho una collana con colore giallo, e quindi sarà una collana dedicata alla festa della donna, voglio un attimino parlarvi di una determinata cosa. Non ne ho mai parlato fin oggi, perché come vi ho appena detto, voglio tenere il canale leggero. Però voglio parlare dei famosi haters, quelli che devono commentare in maniera negativa, insultandoti o insomma, dicendo cose poco piacevoli. Mi è capitato in passato e mi è capitato qualche giorno fa. In generale, quelli che noi chiamiamo i leoni da tastiera. Come ben sappiamo, però, di leone non hanno assolutamente nulla, ma anzi, l'unica assonanza è lone, che noi diciamo perché è brutto dire una brutta parola, però tutti ci siamo capiti il riferimento alla parola dedicata a queste persone qui. Allora, voglio dirvi a voi, cari persone che non avete un beato niente da fare della vostra vita, che se voi mi venite a scrivere a me qualcosa contro, cioè, a me sostanzialmente mi scivola addosso, ok? Ovviamente potete scrivervi, mi regalate anche le visualizzazioni, quindi siete anche veramente doppiamente furbi. Se mi venite a dire che queste intro sono inutili, che faccio delle cose poco carine, eccetera, eccetera, cioè, ma voi non avete una vita? Non avete un altro video da vedere? Non potete uscire? Probabilmente no, perché appunto me l'ha detto che non avete una vita. Comunque, quello che volevo andare a dire è proprio che sotto la festa della donna di solito si parla sempre di bisogna trattare bene le donne, bisogna essere rispettosi, bisogna stare attenti e avere rispetto, ma non solo in questi giorni, dovreste averlo sempre. Quello che voglio dirvi è che di stare attenti, di ragionare un attimino, anche se ne dubito che abbiate qualche neurone sano in testa, però se ve ne è rimasto uno, giusto uno, fate un passettino indietro e prima di magari scrivere qualche insulto o qualche cosa poco carina, ma non solo a una ragazza o una ragazzina o in generale anche a un ragazzo, cioè voi prima guardatevi allo specchio, seconda cosa, pensate alla vostra vita e magari fate un po' mea culpa, perché se venite a dirmi a me qualcosa di poco carino, io mi faccio anche una risata e vi ci mando, oltre a segnalarvi su YouTube senza tanti problemi, perché poi vado a vedere e magari non avete neanche un canale, non avete neanche contenuti, e non avevo dubbi. Però questo, quello che voglio dirvi e che vorrei che tutti capissero, è che dietro le parole, cioè, non è facile accettarlo perché potete colpire certe persone che magari attraversano dei momenti brutti e basta anche una parola sbagliata e veramente gli fate doppiamente male. Quindi veramente pensateci prima di andare a scrivere certe cose inutili, perché poi non sono delle critiche costruttive. Io sono a favorissima delle critiche costruttive, delle critiche distruttive e delle parolacce o degli insulti, proprio il nulla. Quindi, veramente, venite a colpire me, non me ne può fregare di meno, ok? Però se lo andate a fare a una ragazza più giovane o una ragazza che magari ha dei momenti, veramente un momento difficile, o anche un ragazzo, potete fare veramente dei danni. Quindi io spero che YouTube e come tutti i social veramente vi blocchi. Detta questa, chiudo la parentesi e chiedo scusa. Come vi ho detto, volevo lasciare il canale leggero, ma queste cose a me fanno abbastanza arrabbiare. Detto questo, visto che appunto mi è stato detto che le mie introduzioni sono inutili, vi ho regalato quasi 5 minuti però ci tenevo. Cosa andiamo a realizzare quest'oggi? Quest'oggi andiamo a realizzare una collana fatta con l'uncinetto con un nuovo tipologia, diciamo così, di catenella chiamata a spina di pesce oppure a spiga. È veramente semplice. Ci vuole un po' più di pazienza, però veramente semplice. Io, come potete vedere, ho messo 5 perline,
Perché volevo farlo diventare praticamente una specie di pompon, il pompon della mimosa. E quindi di conseguenza ho fatto ovviamente lunghissimo perché vedete è veramente lunga, ci ho messo un bel po' perché per farlo lungo ci vuole un pochino e dà questo brio di primavera che sta arrivando, insomma un bel colore giallo dedicato alla festa della donna e in più oltre a sembrare appunto un pompon diciamo così della mimosa assomiglia anche a un fiorellino, quindi doppio effetto proprio anche primaverile, non solo dedicato alla festa della donna. Io nel frattempo mi sto strozzando. Detto questo, io vi lascio il tutorial, ma se avete dubbi, domande, richieste, qualsiasi cosa, qualcosa non fosse chiaro, potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram che sullo shop di Izzy e troverete anche la mia mail personale dove potete scrivermi tutto quello che volete, ma non gli insulti. Potete scrivermi anche critiche costruttive, mi raccomando, che quelle sono sempre ben accette. Se il video vi piace, mi raccomando, tantissimi pollicini all'insù e condividete il video più non posso perché a voi non costa nulla, ma per me è molto importante. Ed infine, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella così non perderete nessuna mia news. Io adesso vi lascio il tutorial, auguro a tutte le donne del canale e non solo una felice festa della donna, ma non solo per l'8 marzo, spero che abbiate rispetto per 365 giorni l'anno. Un grandissimo bacio, ciao. Inizio subito con l'elenco del materiale. Ci servirà questo filo qui, me l'hanno dato come omaggio e ho deciso di provarlo, il micro tie. E il colore è l'H7020, è un giallo molto molto delicato, quasi più un beige che un giallo, però veramente molto molto carino. Poi serviranno delle perline Toho da 8/0 e il colore che uso è l'opaque Sunrise e il codice è questo. Poi servirà un uncinetto, io utilizzo il 2.5 mm, una forbicina, un ago in filaperle e eventualmente un piccolo accendino. Con l'accendino andiamo a togliere i pelucchetti e quindi andremo molto più facilmente a inserire le perline. Quindi ago in filaperle e armati di tanta pazienza andremo a infilare tante tante perline. Non vi so dire onestamente il numero che andremo a inserire, però io come vi dico sempre, voi mettetene, poi se avanzano meglio, le potete riutilizzare in un'altra occasione. Io continuo ad infilare le perline e poi ci rivediamo una volta che ne ho inserite a sufficienza. Eccoci qua, ho messo un bel po' di perline e adesso ci preoccupiamo, andiamo a fare la nostra catenella. Questa è una catenella un po' diversa dal solito, viene chiamata o spiga di grano oppure anche a spina di pesce, più o meno il senso è quello. Allora cerco di farvi i passaggi da inizio a zoomarvi, ok, e facciamo i passaggi insieme pian pianino per vedere, ma vedrete che è veramente semplice. Allora, come al solito vado a fare il giro così e aspettate che mi avvicino bene, ok, e facciamo la prima catenella, ok, e poi facciamo una seconda catenella, ok, rientro nella prima, tengo duro bene il tutto e vado a fare una maglia bassa, quindi chiudendo e passando su tutti e due i punti e ci ritroviamo così. Vedete che qua a sinistra c'è un primo filo e un secondo filo. Io andrò con uncinetto a inserirmi nel primo filo e poi prendo nuovamente il filo e passo su entrambe. Eccoci qua. E abbiamo fatto la seconda spighetta, chiamiamola così. Nuovamente mi inserisco qui, riprendo e tadam, abbiamo fatto un'altra
un altro punto. Ne dobbiamo fare 10. Vi dovete trovare così, vedete, è veramente semplice. Il passaggio è questo: rientro nel cappietto precedente, prendo il filo e lo porto dentro, così, torno indietro, cappietto precedente, prendo il filo e così via, e farne appunto 10. Ed ecco fatto, ne abbiamo fatti 10. Come proseguiamo? Perché dobbiamo andare a inserire le perline. Semplicemente rientriamo, come abbiamo fatto, nel cappietto precedente, ok? Prima di andare a chiudere, andiamo a inserire le perline, quindi 5 perline, le avviciniamo, ok? Nel frattempo una sta fuggendo, ok? Ne abbiamo 5. E quindi io vado a prendere il filo, scusate, sono uscita, prendo il filo e chiudo. Aspettate che non vedo. E chiudo, ecco fatto. E lo metto di lato così. Adesso torno dentro come prima, riprendo il cappietto e via via di nuovo a fare lo stesso passaggio di prima per altre 10 volte. Ok, sono arrivata alla lunghezza desiderata, ho fatto un bel po' di, come potete vedere, di collana e quindi andiamo a chiudere il tutto. Vi portiamo qua, andiamo all'inizio, vedete, eravamo partiti così, quindi io adesso finisco, faccio altre 10 di pseudo catenelle e poi andrò a congiungermi con questa iniziale. Eccomi qua, sono arrivata alla decima, mi inserisco come al solito all'ultima catenella e vado a prendere il filo, ok, iniziale, prendo questo e lo passo dentro, ecco fatto. Quindi adesso vado a fare due nodini per sicurezza, uno, tiriamo bene, e due. Tagliamo intanto, aspettate che faccio uscire, taglio questo, ecco fatto, e andiamo a farne anche un terzo di sicurezza. Adesso tagliamo il filo e con l'accendino andiamo a chiudere i peruchetti, ok, e se volete potete mettere un goccino di colla. Però finalmente la nostra collana effetto pompon di mimosa è terminata. Per sicurezza vado a mettere un goccino di colla dove abbiamo appunto fatto la chiusura, così non ci sbagliamo. Ecco, faccio così. E ovviamente aspetto quel circa quarto d'ora che si asciughi bene il tutto, così siete veramente sicuri che non si vada a sciogliere, ma avendo fatto 3 nodi la vedo molto difficile, però non, per il non si sa mai, appunto, se volete potete utilizzare questa colla qui, è proprio una colla detta per la bigiotteria. Bene, aspetta un attimino che finisca di asciugare e abbiamo veramente terminato la collana. Ed ecco qui, la colla si è asciugata e la nostra collana con questa, vedete, nuova tipologia di catenella è terminata. Date una sistemata ai pompon per renderli più tondeggianti e poi, insomma, è pronta per essere indossata. Potete tenerla
lunga, quindi farla cadente, oppure potete tranquillamente fare due giri, visto che io comunque l'ho fatta più lunga di un metro. Detto questo, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Come vedete, insomma, è una collana molto semplice da realizzare, forse un po' lunga perché comunque non è una semplice catenella, bisogna stare un attimino attenti, bisogna contare bene il tutto, però insomma secondo me è molto molto carina, molto anche estiva, perché questa idea, oltre a essere appunto dedicata alla festa della donna, a far simulare che sia appunto il pompon della mimosa, fa sembrare anche che siano comunque dei fiorellini. Quindi io spero che appunto il tutorial vi sia piaciuto e che spero che sia stato tutto chiaro. Ma come sempre, per dubbi, domande, richieste, qualcosa appunto non fosse chiaro, potete scrivermi qui sotto. Sempre qui sotto troverete i vari link per trovarmi sia su Facebook che su Instagram che sullo shop di Itzy. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, tantissimi pollicini all'insù e condividete il video più non posso, perché a voi non costa nulla, ma per me è molto importante per farmi conoscere. Ed infine, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella, così non perderete nessuna mia news. Un bacione a tutte e soprattutto buona festa della donna a tutte le donne che seguono il mio canale. Un bacione, ciao!